Ehi là ragazzi, salve a tutti, bentornati con One Piece Unlimited Cruise 1. Dunque, mi sono appena catapultato qua, non ho fatto molte ricerche negli ultimi giorni, ho giusto preso adesso qualche anguilla lì, qualche, come cavolo si chiamano, ghiacciate, lucertole. E mi sono fatto giusto la crema, che adesso non ho neanche a portata di mano. Comunque, mi sono fatto un po' di crema, non so il perché, aiuto, sta laggando. Non so il perché, però là ragazzi, salve a tutti, bentornati con One Piece Unlimited Cruise 1. Dunque, aia. Mi trovo qui appunto all'isola ghiacciata, all'isola ghiacciata, mi pare, non lo so, l'isola dell'iceberg, che è l'isola ghiacciata. Per battere, vi ricordate il boss che c'era? Allora mi preparo già per il... Ah, vabbè, sono andato in backlash, vabbè. Mi volevo preparare appunto per il boss, che adesso andremo a fare un boss, che però non è un boss normale. E andremo a vedere anche il perché. Vi ricordate all'isola, adesso che possiamo eliminare queste tossine qua, via. Vi ricordate come si chiama? Don Craig e Kuro, che erano un boss insieme. Ecco, più o meno una cosa del genere. Prepariamo la cosa dei tonici. Anziché poi io direi scusate. Perché devo occupare due spazi? Ah, non lo so. Questo cos'è? Tonico di resistenza. Anche questo, dai, qui. Mettiamo queste qua. In caso proprio. Anche perché le pillole singole non mi piace usarle. E basta, abbiamo, come vedete, abbiamo due creme in più. Ho preso qualche animaletti lì in giro. Bene, direi no, ho sbagliato, direi di batterci con Nico Robin. Possiamo partire Nico Robin, se non ho sbagliato. Se ho sbagliato, no, vabbè, dai, sarebbe anche giusto anche se avessi sbagliato, ma non ho sbagliato perché so chi è. Guardate quante palline scendono. Tadan. Tadan. E Tadan. Ti stavo aspettando, Catiflam. E anche te, Nico Robin. Ehi, espandam! Catiflam sarebbe Frankie. Nico Robin, non scapperai stavolta e tutti i tuoi amici moriranno oggi a causa tua. L'unico modo in cui potresti rendere qualcuno felice è morendo. Di cosa parli, Spandam? Morire è l'unico modo che ha Nico Robin per rendere qualcuno felice? Non hai idea di quante persone abbia salvato con quelle sue braccia extra? Me, ad esempio. Cavolo, Frankie. Ehi, piantala di cercare di attirare l'attenzione, Frankie. Non c'è una sola persona al mondo che Nico Robin abbia reso più felice di me. Ha reso felice anche me? Anche me! E me? E anche me? Lo stesso vale per me. E Robin è e sarà sempre una di noi. I miei sogni e le mie speranze sono con queste persone ora. Non avrò mai più paura di te. Che tu sia maledetta, allora dovrò farti capire. Il mio nome entrerà nei libri di storia. Uomini, uccideteli tutti. Bene. Come vedete c'erano due boss. Li avete visti, vero? I due boss?
Uno è appunto Spandam, l'altro lo andremo a vedere dopo. È una battaglia uno contro uno, quindi state pur tranquilli. Vi avevo appunto detto che era simile a quella di Don Craig, ma non è così perché è uno alla volta. Allora, dunque, come si svolge la battaglia? Prima dovete uccidere Spandam, appunto, e poi Aya, e poi potete uccidere quell'altro. Però una cosa, Spandam è questo qua che sto tenendo sotto mira. Tutti gli altri sono dei membri della CP9 o CP6. CP9, sì, la CP9, la CP9 è un'altra cosa. Sono dei membri della CP6, mi pare. Come vedete sono proprio stronzi. Son fortissimi alcuni, tipo quelli lì che lanciano, vedete, tipo le lame dai piedi. Lame, vabbè, delle cose taglienti dai piedi comunque. Ecco, quelli sono fortissimi, mentre gli altri col fucile sono abbastanza deboli. Comunque guardate Spandam, faccio un bordello di danni. Non è molto forte. Spandam, allora Spandam. Come vedete il suo attacco è tipo un elefante, che tipo era una... È una spada che ha mangiato il frutto Zozo, è tipo diventato un elefante, può diventare un elefante. Prendere le somiglianze di un elefante. Allora, Spandam praticamente è appunto il capo della CP9. Cosa posso dirvi? Non lo so, non so cosa posso dirvi. Cioè, voglio evitare al massimo un po' di spoiler. Ma tanto di spoiler cosa c'è? Ha fatto giustiziare il, tra virgolette, babbo di Frankie. L'ha fatto giustiziare. Cioè non è che l'ha fatto giustiziare, l'ha fatto uccidere. E boh. Oh cacchio. Cos'è che faceva? Ah cacchio, il blast col. Guarda, non mi ricordo. Attenzione alla sua mossa che è fortissima. Il bla ba ba blast col blast. Blaster call. Bla. E comunque niente, lui è una merda. È una merda davvero, anche nell'anime o nel manga viene proprio pestato a sangue, morto. Non ho molto da dirvi, è mi sta antipatico e basta. E una palla. Sì, vabbè, comunque era capo della CP9 insieme, cioè capo, era capo dei tizi che erano, sono forti. Però aspettate che non mi ricordo se ci sono in questo gioco. Allora, quello non c'è, quello non c'è. Ah no, non ci sono in questo gioco. Comunque, punti bianchi a 6 e basta. Ma adesso capiremo il perché. Ti sei trovato dei buoni amici, Nico Robin. Aokiji. Ehi, lascia stare Robin. Stai calmo, Rubber. Ricorda che è solo un falso creato dall'Isola. Un attimo, arrivo subito. Ricorda che è solo un falso creato dall'Isola. Non intendevo farvi del male, volevo solo assistere al vostro scontro. Ma i miei sentimenti sono cambiati all'improvviso, ora voglio vedervi morire. Eccolo qui! Aokiji, oddio! Allora, subito, Aokiji è uno dei tre ammiragli della Marina. Insieme a cioè insieme, come posso dire, i tre ammiragli della Marina sono praticamente la seconda autorità più forte della Marina, appunto. La prima è il Grande Ammiraglio, poi ci sono i tre ammiragli. Allora, come vedete, lancia del ghiaccio. Questo perché ha mangiato il frutto del ghiaccio, frutto del diavolo, Gelo Gelo, che gli permette di diventare ghiaccio, anche a lui stesso appunto, o di crearne, o di... sì, di crearne. E appunto è uno dei tre ammiragli della Marina, quindi anche in questo gioco è abbastanza forte. Dunque, perché lo faccio con Nico Robin? Perché appare molte volte nell'anime come amico. Tra parentesi, cioè
Cioè, non è mai stato amico di Nico. Cioè, è stato forse amico una volta che l'ha lasciata andare praticamente, perché sennò poteva ucciderla. Ma non è. Cioè, praticamente parla abbastanza con Nico Robin, ci parla ogni tanto quando si incontra. E parlano appunto un po' del passato di Nico Robin. Comunque, è molto forte, soprattutto la mossa più forte, a metà vita. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, il combattimento, come potete ben capire, è fuori cioè siete dentro, quindi il ghiaccio non. Il vento non vi rompe le valle. Quindi almeno quello. Cosa sia successo lì non lo so. Comunque, insieme agli altri tre. Gli altri due ammiragli che non ci sono in questo gioco sono Kizaru e l'altro che mi stava antipatico, quindi non mi ricordo neanche il nome. Ma comunque non ci sono in questo gioco, quindi state pure tranquilli. Gli altri due non ci sono. Mi pare che appaiano nel 2. Sì, nel 2 appaiono, appare almeno uno. Comunque, niente. Comunque, come ho già detto, Aokiji appare molte volte nell'anime, appare in molte parti differenti. Aiuto. Aiuto. Ok. Non ci credo, la fa la già. La va va. Bene, non mi ha colpito. Allora, quella mossa lì è Ice Age. L'era del ghiaccio, appunto. La usa molte volte e, tipo, come vedete, congela una buona quantità d'aria. Adesso che sono in break rush, qualcosina li tolgo. E cos'altro? Appare molte volte comunque, come ho già detto. Basta, la smetti? Ecco, mi ha preso. Vado con. In chi vado? Con Rubber. Anche Rubber ha combattuto contro Kishi, ma le ha prese un po'. Cosa ha fatto? Aia. Ah, mi congela proprio! Ah, sei un bastardo. Ti frusto un po'. Aia, mi frusta lui. Comunque, niente, mi sta simpatico Kishi. È uno dei tre ammiragli che mi sta simpatico. Non so cosa sia successo. Perché non mi ha preso? È uno dei tre ammiragli che mi sta simpatico appunto perché è gentile. È il più gentile ovviamente dei tre. Poi cos'altro? Appare ovviamente nella guerra Marineford. Avete visto come si era. No, dai, ma come si fa a schivare gli attacchi così? Fammeli fare in modo più bello, anche se non li schivi. Ehi. Ma dai, ma perché? Guarda. Cioè, avete visto come schivo le mosse? L'ho detto prima che lo schivassi, perché tanto sapevo già che l'ha schivato. Ti frusto un po'. Poi non so cos'altro dire, tanto sono anche abbastanza facili questi. Aia. Questi boss. Poi arrivano quelli forti dopo che ci metteranno a vita, non so neanche come commentare. Basta? Basta, frustata. Ma allora. Comunque stavo dicendo, va contro Rubber. No, Rubber più che altro gli va contro e li prende un po'. Tipo lo ghiaccia tutti. Sia Rubber che Nico Robin. E rischiano anche di morire. Vabbè, comunque non so come commentarli. Perché cerco di evitare un po' di spoiler, magari. Ta-ta.